Bentornati ragazzi alla 24esima parte di Ypsilon. Ok ragazzi, in questa parte dovremmo andare avanti per la nostra avventura sul percorso 18. Ok, eccoci qua. Ok, se facessi il centro magari. Ok, via Valle Stretta. Ok. Allora, qui c'è dell'erba, va bene. Qui c'è un bullo. E qui un'iperpozione. Ok, si presenta già bene il percorso, devo dire. Ma io non voglio seccature, quindi direi di attivare subito una bella... Anzi, un bel super repellente, scusatemi. Olle! Perfetto. E adesso andiamo avanti qua. Oh, subito una karateka. Giusto, giusto, eccola qua. Ok. E ora si va avanti. Olle. C'è quest'altro tipo qua. È un avventuriero, vero? E allora direi di mettere forse... Little John, dai. Little John, vieni te. Che sarebbe Beartic, ricordo essere Beartic. Ok. Purtroppo me l'hanno demolito. Come al solito. Purtroppo è le difese basse, mi sa, Little John. Mi dicono di sì, eh? Allora, l'attimo. Ok. E olè. Ma quanto ne ho preso? Forse un po' troppo da quella streghetta a Frescovilla, mi dicono. Ma vabbè, dai. Meglio di più che di meno. Ok ragazzi, per questa parte qua io vorrei non tanto andare avanti quanto visitare un pochino la grotta Climax, che dovrebbe ospitare un leggendario, ma non vi dico quale. Allora intanto vediamo con spaccarocce che si può trovare. Ok, Graveler. Va bene, quello come minimo. Allora va bene. Direi di scappare magari, perché se troviamo soltanto lui è tempo sprecato. E io volevo trovare invece delle belle cose tipo pezzo stella, grande perla, oppure magari, che ne so, polvo stella. Ok, la pianto di parlare così, dai. Oh guarda, un altro vagone. Dicevo, guardate un altro vagone qua, come quelli nella grotta dei bagliori, che trasportano tipo minerali, penso. O almeno così suppongo. Che queste in passato fossero miniere. Allora, pietra dura abbiamo trovato qua, va bene. Oh, finalmente si trovano strumenti. Olè. No, ancora Graveler. No, ancora. Purtroppo ragazzi, anche se spaccate le rocce, non potete evitare di incontrarli, perché il repellente ignora questa cosa qua. Ovvero se anche non mettete il repellente e usate spaccaroccia, oppure avete degli incontri da soffitto, ecco, quelli non valgono. Ecco, volevo anche vedere chi si trova qua di appeso al soffitto, tipo magari un ferro torna, non lo so. Sbagliato, è un Ariados. Allora vediamo un po'. Ok, probabilmente ragazzi vi ricorderete che, non so, il team avrà avuto, che ne so, nella parte precedente un livello diverso. E se vi state chiedendo ragazzi come mai è successo questo, beh, diciamo che quando avevo finito di registrare la parte avevo la batteria del mio 3DS scarica proprio. E quindi che è successo in pratica ragazzi? È successo che Jolly 92, da bravo furbone che è stato, diciamo, chiamato al telefono, ma si è dimenticato di mettere sotto carica e quindi ha fatto una cazzata, si è dovuto ripetere tutto quanto in off camera. E quindi ragazzi, mi sono anche dimenticato che avevo il condivisore acceso nella parte, l'ho spento. Quindi ecco ragazzi, se vi chiedete perché i livelli sono così bassi, bene, ecco la spiegazione. Giustamente io quando ho un impegno non mi ricordo mai di spegnere. O quantomeno potevo mettere in modalità riposo, però purtroppo mi è sfuggito. Cazzata che ho fatto.
Mi spiace ragazzi, scusate. Quindi se lo vedrete un po', non so, di livello inferiore o superiore, sappiate che è per quello. Ma a parte che non dovrebbe essere così, perché boh, mi ricordavo che è arrivato al 42 tipo nella scorsa parte, vabbè. E niente ragazzi, vabbè, non mi ricordo veramente se, cioè, o che mi sono ricordato male adesso e che ho salvato in verità la sera prima magari, oppure non sono riuscito a salvare in tempo e ho perso i dati. Davvero ragazzi, vabbè, lasciamo stare la mia memoria ragazzi, che mi porta a fare ste cazzate qua, e magari si scopre dopo che ho raccontato una balla a tutti i miei iscritti, quando magari, chissà, controlla uno la parte prima, ehi, ci ho detto una balla, era il livello giusto, non aveva variazioni la squadra. Ok, bene bene. Tra l'altro allenarsi in questa grotta qua ragazzi mi aiuterà a me personalmente ad aiutarmi, no, mi aiuterà, cosa cazzo dicevo, ad allenarmi per la prossima palestra, mi aiuterà ad aiutarmi. Ok, devo essere proprio fuso se dico queste cose qua. Vabbè, intanto abbiamo trovato lì una roccia calda, era l'ultima roccia che potenzia le condizioni meteorologiche credo. E questo idiota qua deve smetterla, perché sennò ti prendo i tipi roccia che hai e te li ammazzo uno per uno. Anche se lo faccio comunque tanto. Cioè, 20 secondi ragazzi proprio, ci aveva un Raidon e gliel'ho buttato giù con un solo surf. Ormai siete patetici lavoratori e anche Raidon. Cioè lui proprio però è quello debolissimo a tutto in pratica. Una bolla e via. Ok. Bene bene, allora che dire ragazzi, anche se il leggendario che sta qua dovremmo catturarlo nelle parti extra, io ci voglio andare ora, proprio perché come dicevo prima il livello si aggira intorno ai 50, quindi mi sembrava più opportuno andare adesso e prepararsi per la lotta contro il capo palestra ultimo di Kalos. Per una volta non sarà di tipo elettro, perché come avete visto ragazzi, questa volta a differenza di Sinnoh e altre regioni forse, il tipo elettro c'è già stato prima e quindi non si può ripetere, giusto? Esatto. Esatto. Intanto qua ci arricchiremo moltissimo ai market, già me lo immagino. E se qualcuno ancora non l'ha notato, mi sono cambiato sì gli abiti, perché insomma ero stanco del solito abbigliamento del personaggino e quindi mi sono detto perché no, dai. Allora di qui si andava, ah, si ritorna all'entrata, vabbè, ma io mi ricordavo che c'era anche un altro posto da andare a visitare. Sempre se non rompi entro 2 secondi, grazie mille. Avviso, puoi aspettare, vero? Certo che puoi aspettare, già. Spero proprio che sia così, perché sennò mi incazzo. Un altro. Ok ragazzi, però questa volta era un Noibat, un nuovo tipetto di tipo volante di sesta generazione, che è di tipo volante drago mi pare. Vabbè, comunque sarà un lontano parente di Zubat mi sa, con gli occhi stavolta. Ok, direi di dare una bella iperpozione a Keroro, si è fatto un po' di bua mi sa, mi dicono. Ok, devo smetterla, quest'ansia qua mi sta prendendo veramente male ultimamente. Vabbè, sorvoliamo va, e facciamo partecipare anche qualcun altro, che dite? Ecco, per esempio non lo so, Croc, che mi sembra che a breve dovrebbe imparare una nuova mossa, visto che a naso non ne sta più imparando. Se non era ragazzi dovrebbe imparare terremoto da solo tipo mi pare, o almeno dalle mie esperienze in bianco e nero dovremmo, non lo so, secondo me dovrebbe imparare terremoto. Dovremmo un corno noi,
Lui dovrebbe imparare al massimo. Terremoto. Ok, per fortuna ci sono anche altri allenatori qua. Per fortuna che ho tenuto spaccaroccia a Galleido, gliel'ho reinsegnata. Perché insomma ragazzi, sapete com'è. Io non voglio tirare fuori Bibarello ogni volta, quindi diciamo che essendo un MT adesso ne approfitto con Zoro per insegnargliela. Ok, e qui c'è una nero pietra, ok, buona buona, specialmente per Murkrow che io adoravo sin da quando ho avuto il mio primo argento. Non ho mai capito come si ottenesse Murkrow in argento vecchio, però ho sempre sperato che avesse un'evoluzione. Infatti Sinnoh, tu sei il mio idolo di rigenerazione perché hai donato questa possibilità a Murkrow di evolversi in un bellissimo Hunchcrow che è molto potente ragazzi. Ecco, non sottovalutatelo e soprattutto non fatelo incazzare, perché se no è la fine per voi ovviamente, non per lui. E chi lo critica fa una fine brutta anche da parte mia. Ecco. Ok. Ecco perché non si poteva andare avanti. Era in basso, più in basso rispetto a noi. Ok, allora. Adesso andiamo di qua. Oh, revitalizzante. Recuperiamo quello che ho usato. Molto meglio allora. Così. Pozione max nascosta. Un MT. Palla ombra. Ok, questo mi fa venire un'idea. Forse non sarà stab, ma forse Greninja la può imparare, ovvero Keroro. Sempre se prima riordiniamo la nostra borsa. Si intende. E invece no, guardatelo, non può imparare nemmeno questo. Ma c'è qualcosa che può imparare sto Keroro? Sì, ci sarebbe furto. Vabbè ragazzi, allora facciamo così, siccome non la sopporto più, mettiamo furto provvisoriamente. Non sarà, cioè sarà stab, non sarà al massimo perché è fisica e non speciale, però capiatemi, mi sta piangendo il cuore a non vedere neanche un urlo rabbia, non lo so, mi basterebbe quello, boh, che imparasse. Ma sapete com'è ragazzi Keroro? È così, estremo, un Hero Pulsar o nada. E poi urlo rabbia non so neanche dove si può trovare, quindi non chiedetemelo. Oh guardate, un gruppo di innamorati, cosa sono, Ranger? Fantallen? Ma comunque sono sempre nemici. Mi sa che sono Ranger, chi lo sa, perché me lo dice? Ok. Ora mi dovete spiegare quale madre vi chiama Geo e Mea. Anzi, Meo e Gea. Vabbè. Ragazzi, che dire, le coppie sono sempre con nomi di merda. Ma io mi chiedo, non lo so, di che nazione sono per chiamarsi Meo e Gea? Cioè, uno si chiama come l'onomatopea del gatto, del miagolio del gatto, e un altro si chiama con un nome stupido e insensato. Vabbè, ragazzi, non voglio nemmeno saperlo, guardate, resto nella mia ignoranza, beata ignoranza, e nulla, sfido questa karateka e mi levo il pensiero, ok, mi penso il leviero, stavo per dire. Ok, stavolta la brutta fine l'ha fatta invece il nostro povero Zoro, e anche mi sembra Croc. Sì, vabbè, ma finché mi mettete Tro e con Keldur, ragazzi, capite che è un po' difficile vincere, ecco. Ma proprio leggermente difficile vincere, sapete, no? Ecco. Da notare il sottilissimo sarcasmo che ho usato. Ok, 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 non avrebbe effetto, lo so, ho sbagliato. A cliccare. Ok, c'è altro da fare? No, stanno tutti bene per il resto. Bene, bene, bene. Perfetto, allora. E qui che succede? Vabbè, a parte usare spaccaroccia, che si troverà mai di bello? Un
pezzo, Stella. Oh, finalmente vanno in ferie sti selvatici, che non ne potevo più. Sì, mettene un altro. E te devo di tutto? Mi sa tanto che la risposta è sì. Va bene. E qui che c'è da questa parte? Ok, dovrebbe essere l'ultima zona questa che esploriamo. E anche se non lo è, ragazzi, vi prometto che scappiamo subito. Promesso, promesso. Parola di Jolly. Ok, attacco X, va bene. Un solito strumento X di merda. Ok, e mi sembra che abbiamo esplorato proprio tutto. Quindi nulla. L'ultima controllata, giusto per... E adesso fai quello che ti riesce meglio, Croc. Scortami fuori. Con fossa, ovviamente. Inutile dire, ragazzi, che negli edifici normali non funge sta cosa. E lo ripeto. Ed eccoci di nuovo alla via Valle Stretta. Un'altra cosa che voglio mostrare, però, prima di andare avanti, è che... No, ok, basta. È che c'è questo qui che si chiama... è uno psiche comunque, non so come si chiama. Adesso vi farò vedere. Lasciamo pure... No, anzi, cambiamo. Cambiamo e mettiamo qualcuno che non ha mai fatto nulla. Tipo Natsu. Tu non hai fatto ancora niente in questa parte qua, quindi... Ecco. Anzi, no. Scusatemi i mille ripensamenti, però, ora che ci penso bene... Voglio far partecipare Croc, che deve imparare terremoto, ecco. Ok, vi volevo dire, quindi... Questo è uno psiche, no? E fin qui, vabbè. Ma guardate, la lotta che ci propone è una lotta inversa, dove tutte le mosse super efficaci diventano molto efficaci e anche quelle senza effetto hanno un effetto e sono super efficaci. Vogliamo provare, certo. E nulla. Così ora, ragazzi, vi do una dimostrazione di questa lotta qua. Molto, molto bella, secondo me. Allora, c'è Croc davanti, no? Sì, però è difficilino contro Jolteon. Allora, dobbiamo trovare qualcosa di non molto efficace, solo che di mosse acciaio non ne sappiamo noi. Però abbiamo Natsu con volo e quindi cambiamo subitissimo. Ok. Merdaccia. Merdaccia. Ma c'è qualcosa che odio di più di tua onda? Mi sa proprio di no. Antiparalisi, grazie. Anche se so che ci riproverà di sicuro, ma io... no, ma sei un pezzo di merda allora. Va bene, allora. Calma, calma, calma. Posso ancora vincere. Evitiamo volo allora, che sarebbe stato super, super efficace per colpa di fascino. E niente, andiamo a fare allora un bel lanciafiamme che è potenziato da siccità di Mega Charizard, Mega Natsu, insomma, avete capito. Ok, Jolteon muore. Olle. Adesso, siccome tu ci dirai chi è il prossimo. Oh, è Trevenant. Quindi in questo caso posso mettere il nostro amichetto Croc e fare un bel fossa. Sempre se non me lo becca con sbigottacco o robe strane. Ok. Per Croc non fa differenza se c'è il sole splendente oppure no. E adesso nulla. Cercheremo di farcela. Ok, ce la facciamo benissimo. Non ha più energie. Ma va là, Trevenant.
Pensavi forse di farcela contro di noi? E invece no, non puoi. Ed eccolo qua che terremoto arriva. Allora, al posto di battiterra, che avevo tenuto perché sennò ero salto, ragazzi. Al posto di battiterra non potevo metterlo. Per il discorso delle, diciamo, orde, che si fa prima, sapete com'è, no? Con le orde di Pokémon. E niente, ha detto che vuole mettere... Chi? Che ha detto che vuole mettere? Boh. Vabbè. Vabbè. Chi c'è c'è e chi non c'è non c'è. Ah, Heliolisk. Ok, allora era Heliolisk, la mia scelta è stata più che giusta. Dobbiamo riuscire a... No, nulla. Sì, in effetti è lentina, voltina. Sì, vabbè, ma fai schifo, veramente. Allora, facciamo che Roro, allora. Solo che ha fatto già tanto, che Roro. Non volevo aumentargli ancora di più le cose da fare. Facciamo in strasenso e facciamo il tentennare magari. Madonna, ma quante MT gliel'ha insegnate su tipo qua. Cioè, quante MT ti ha insegnato il tuo padrone? Ma no, vorrei sapere, sai. Io pensavo fosse solo un surfo gelo raggio. Vabbè. Fatto sta, ragazzi, che l'incubo è finito. L'incubo è finito. Forse avrei dovuto farlo come hobby, non farvelo vedere. Vabbè, ma almeno ci dà una bacca cedro, che è molto utile. Ok, solo che adesso, ragazzi, rimarrebbe un problema. Più in là ci sfideranno i nostri amichetti del cuore, che hanno trovato e Shana. Non credo proprio che sia una buona idea, però, farci cogliere impreparati. Non credo proprio. Allora, vediamo un po' se riusciamo. Io spererei proprio di sì, perché sapete com'è, ci terrei un attimino. Voi due sempre in mezzo alle palle, andate a chiacchierare in qualche altro posto, non qua, che c'è gente che va e viene. Allora, infermiera Joyful, è il tuo dovere. Buona, perfetto, torna quando vuoi. Ma non ci tornerai neanche mai e poi mai, se continui a dirmi queste frasi qua. Cioè, siamo in un ospedale, tipo, e la frase qual è? Torna quando vuoi. Ma sappi che non tornerò mai più. Mi cercherò delle case dove la gente mi offre da riposare. Più che altro al team, non a me. Ecco, che ci si chiarisca qua. Allora, lì c'è un altro karateka, vabbè, lo anniento fuori parte. A te ti anniento fuori parte. Oh, c'è Pupitar. Questo che è nuovo, ragazzi, ve lo voglio far vedere. Un bel Pupitar, esatto. Sì. Già. Interessante, potreste anche andare a prenderlo, ma io purtroppo no, perché la tirannitarite, sto per dire tirannite, si trova più avanti, molto più avanti, in X, in Y non si trova proprio, scusatemi per il discorso troll, e poi perché sono andato in quel centro medico, chi lo sa, vabbè. Ammetto che mi sto veramente perdendo, ragazzi, ma proprio tanto. Forse è segno che mi metto a riposare. Forse è segno che sono stanchino o vecchio. Spero la prima. Piuttosto di essere vecchio rinuncerei. Vorrei essere stanco, più che altro. Se proprio mi dessero da scegliere. Ok, roba nascosta ancora. Oh, mi raccomando, eh. Che sarei anche un po' stufo di giocare nascondino, grazie.
E vabbè, c'è altro? Ma guardate, il gioco è un nascondino qua. Dove sei? Vabbè, allora sti cazzi, non lo cerco più perché non ne ho più voglia. E nulla ragazzi, dopo la figuraccia di ieri sera mi posso anche ritirare. Veramente ragazzi, ci dovete credere, ma per una cazzata del genere uno ha un impegno improvviso, dovrebbe fare la prima cosa che è quella che non ho fatto io. Però avete constatato ragazzi che Jolly 92, prossimo a compiere 25 anni, sta invecchiando, e quello che è il primo segno, il primo allarme, è stato proprio quello. Già ragazzi, purtroppo sono così vecchio che mi dimentico di tenere sotto carica persino il cellulare a volte. No beh, scherzo dai, quello lo tengo sempre sotto carica, ma un po' meno questo. Il che ragazzi è grave. Forse mi sto dimenticando che non è più un emulatore quello che uso. Eh sì, forse sono ancora abituato agli emulatori. Devo scendere un po' dalle nuvole, ecco, e tornare un po' sulla realtà, che è questa, dove purtroppo bisogna arrendersi che va collegato qualcosa se hai da fare, oppure spento. Grande difetto di Jolly 92 è proprio questo. Ok, intanto è arrivato Platan, tornando a noi, con gli starter evoluti, e ci ha parlato brevemente di Elisio e delle cazzate che ha fatto, e nulla, che si sente in colpa perché poteva aiutarlo anche lui, ma se professore, se non l'ha aiutato è colpa sua. E insomma, poteva spiegargli che bello che è vivere tutti quanti assieme, che non ha motivo di essere così disperato perché tanto i suoi discorsi non hanno senso, che magari è bello poter esistere tutti quanti assieme purché nessuno si danneggi. Ecco, vabbè, allora, animazione da disperato, però insomma strano. Vabbè, gli hanno messo l'animazione da disperato al professor Platan, anche se dopo il discorso è stato piuttosto piacevole da parte sua. Ecco, vabbè, Jolly che dice cose in contrasto fra di loro. Ma forse ragazzi, forse non ci dovreste neanche prendere troppa, cioè non ci dovreste neanche dare troppa attenzione a queste cosucce qua. Comunque, oh, la scoma bella, quella per Fibas, evoluzione Eevee Easy per Fibas. Perché ho detto Eevee? Volevo dire Easy per Fibas, invece ho detto Eevee. Che strano, forse volevo un Eevee. Beh, metti che, fatto sta, è bellissimo Eevee, specialmente la sua evoluzione, anzi, di questa generazione, che sarebbe Sylveon, esatto, o meglio Nymphia in giapponese, Nymphia, mi sembra che si scriva così. Comunque una figata, peccato che per trovare un Eevee femmina, perché non posso vedere un Sylveon maschio, ci vorrebbe un casino di tempo. Infatti, come sapete ragazzi, ci vorrebbe, non lo so, fatemi pensare, allora, i Sylveon, anzi gli Eevee, si troverebbero in 12% di possibilità femmine, e nel restante 78,5% mi sembra maschi, se la matematica non è un'opinione, e se è un'opinione, quello che resta di 12,5. Vabbè, comunque sia,
Adesso ragazzi, la parte io la finirei qui. È stata abbastanza intensa, ma molto carina. O almeno io mi diverto a fare video, quindi dico molto carina. Non so per voi. E niente, se vi è piaciuta, come sempre, mettete un like per dimostrarlo, commentate e iscrivetevi al canale. Io sono Giulio92 e ci becchiamo qua. Nella prossima parte cercheremo di arrivare alla prossima città, ovvero Fractalopoli. Ciao ciao e alla prossima parte.